Vieni via con me è una vera e propria guida che l'amministrazione comunale, in collaborazione con i quattro istituti comprensivi, distribuirà in 1300 copie agli altrettanti utenti del servizio del trasporto scolastico. Lo farà il prossimo 2 aprile nell'ambito di una grande giornata sull'educazione civica, incentrata sul comportamento sullo scuolabus, che sarà realizzata in tutti gli istituti, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado. Le brochure sono state consegnate stamani a 4 dirigenti scolastici nel corso di un incontro a cui ha preso parte anche l'assessore alle politiche educative Leana Quilici. L'obiettivo del progetto è quello di consentire agli alunni e ai genitori di avere una visione complessiva sul comportamento necessario nel momento in cui si sale su uno scuolabus. Il vademecum dà alcune regole di comportamento agli alunni, ma una particolare attenzione viene posta al caso in cui i genitori non siano presenti alla fermata dell'autobus al momento di riprendere il figlio. In questo caso la discesa dell'alunno non sarà autorizzata e il bambino verrà trattenuto sullo scuolabus fino a fine del giro prestabilito. A questo punto l'autista è obbligato a tornare alla scuola e a riconsegnare il bimbo alle operatrici presenti, che provvederanno ad avvisare i genitori e assisterli fino al loro arrivo. Nel caso che la scuola sia chiusa, il guidatore affiderà l'alunno alle autorità competenti, come vigili urbani e carabinieri, che si metteranno in contatto con la famiglia. Il progetto prevede anche la realizzazione di un corso sul buon comportamento sugli scuolabus. Sarà girato nelle prossime settimane da Pier Dario Marzi, regista e insegnante. Vedrà protagonisti gli stessi bambini e sarà proiettato a fine anno scolastico assieme ad altri filmati realizzati nell'ambito del progetto Ciak si gira, della vetrina scolastica del comune di Capannori.